Grazie. Ora approfondiamo quello che ho da dire sulla partita di una Cremonese di ieri. Boh, quella di ieri pomeriggio a causa di Norimberga, ok? Perché noi ci siamo fatti 3 gol da soli, perché abbiamo giocato bene, ok? Però la puoi anche perdere una partita, perché se facevi il 4-3-3 forse era meglio. Ma con questa formazione che hai creato, tu, caro Thiago Motta, perché hai fatto una buonissima partita finalmente, e abbiamo coperto il gioco dell'avversario, perché apposta che devi fare la partita, tu l'hai gettata giù, perché quelli hanno fatto subito 1-0, perché non potevamo anche pareggiarla. Se no, era una partita diversa quella che abbiamo assistito, ok? E me la sono vista pure io. Però quello che è successo ieri, che abbiamo sfiorato pure il pareggio su 1-1 e quelli hanno fatto il 2-0 facile facile, perché era difficile la partita che volevamo fare e non hanno fatto il 3-0, che hanno chiuso la partita. E questo non mi è piaciuto. E questo non mi è piaciuto, ok? Io non ti sto attaccando, caro Thiago Motta, perché sono proprio quella che ti criticano. Noi vogliamo anche un'altra volta Thiago Motta out, cioè io non voglio questo da quei incapacità, perché io me la prendo sia con i giocatori sia con ex tifosi e soprattutto i tifosi stessi, ok? Perché sono questo loro, ok? Perché non hanno mai capito qual è la sportività. Quindi questo è. E cacciò va onorato, ragazzi. Ok? Ma onorato, punto e basta. Quindi fine della storia. Quando devi perdere. È inutile che ci prendiamo veleno, perché è un amichevole. Ok? Quindi mi raccomando, è sempre fino alla fine. Quindi se dobbiamo puntare a vincere contro i Brits, noi giochiamo per vincere, ok? Questo è quello che siamo noi. Questo è il nostro motto. Perché noi siamo la Juventus. Imparate che cos'è. Perché bisogna amare la maglia. E per pochi. Ok, perché io non posso indossare la maglia, perché sono degno di indossare la maglia della Juventus, ok? Quindi è quello che dobbiamo avere, ok? Massimo rispetto dell'avversario e dobbiamo puntare i piedi per terra, ok? E si tiene palla soprattutto, perché se vogliamo giocare il campionato, quindi ci prepariamo bene la prossima amichevole. Quindi mi raccomando, e forza Juve. Quindi iscrivetevi al canale, cari miei, e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, e lasciate un like e un vostro commento, ok? Che mi lascio tutto in descrizione. Mi raccomando, e forza Juve. Non me lo dimenticate mai, ok? Questo
e quello che sia chiaro e non aggiungo altro. Va bene? Quindi questo è quello che siamo. Noi siamo la Juventus. Punto. E puntiamo a vincere. Forza ragazzi!